Parola del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi e lasci dietro di sé una benedizione, offerte di libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba, proclamate un digiuno, radunate il popolo, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, anche i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Vengono i sacerdoti davanti al vestibolo e dicono: perdona, Signori, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alle derisioni delle genti. Perché si dovrebbe dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? Ecco, il Signore ci invita alla conversione, ci invita alla penitenza, a batterci il petto, perché tutti siamo peccatori davanti a Dio. La verità non è nella nostra bocca e nella nostra vita. I traviamenti della via del Signore sono palesi. Oh Signore, ti chiediamo perdono della nostra ipocrisia. Possiamo mentire agli uomini, ma non possiamo mentire a te. Possiamo mentire a noi, dissimulando il male che è dentro il nostro cuore e sulle nostre labbra, ma non possiamo mentire a te. Perdona, Signore, in questo momento, purificaci, liberaci, per intercessione di Maria nostra Madre, dell'addolorata, che piange per i suoi figli, terge le lacrime. O tu che piangi, perché c'è anche una consolazione per te. I tuoi figli ritorneranno. Yavakish Monkara Hanakish Sharanaku Marayana Hanayen. Convertitevi e fate penitenza, battetevi il petto e preparate la via del ritorno a colui che vi aspetta. Con queste parole, fratelli e sorelle, introduciamo questo rito penitenziale che deve penetrare dentro di noi, perché se resta al di fuori è un rito menzognero, come tante riti che facciamo, come tante parole che pronunziamo, come tante facce allegre che presentiamo al Signore quando c'è il marcio dentro il nostro cuore. Signore mio Dio, dacci la limpidenza del cuore e va che presentiamo a Te i nostri peccati, li mettiamo ai Tuoi piedi, perché la Tua misericordia scenda su di noi. Signore, benediciamo quest'acqua lustrale, ma ti chiediamo che penetri dentro il cuore e tolga le ipocrisie dei nostri cuori, tolga l'insincerità delle nostre azioni, lavi le coscienze e faccia piegare le nostre ginocchia davanti al Padre. O Dio eterno e onnipotente, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua
elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'uomo venisse lavato e ricevesse il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergi, mio Signore, con il sopo e lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, dovunque arriva porterà salvezza. Alleluia. Alleluia. Quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Egli disse: «Qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima». Ogni sabato celebriamo la messa votiva della Madonna secondo diverse angolature, ripercorrendo i misteri di Maria. Questa mattina vogliamo celebrare, come al solito, la messa votiva della Madonna, ma vogliamo vederla nel mistero della croce, come l'addolorata sotto i piedi del suo figlio che pende dalla croce per la salvezza del mondo. Essa è la nostra madre e ci invita a guardare a Gesù per diventare luminosi. Quando noi guardiamo gli uomini o guardiamo noi stessi, diventiamo tenebrosi, perché tenebra noi siamo, tenebre l'uomo. Soltanto guardando Dio sulla croce diventiamo luminosi di quella luce che esce da Cristo Signore, dal volto di Cristo Signore. Ed è un invito che io vorrei rivolgere a tutta la comunità dei credenti, di guardare il volto di Gesù, guardare il volto del Signore, perché le nostre tenebre siano diradate, perché la luce della nuova vita risplende dentro di noi, perché il mondo cattivo della tenebre che è dentro di noi e attorno a noi sparisca davanti ai nostri occhi e rifulga dentro il nostro cuore la luce smagliante di Cristo, la luce della verità e dell'amore. Contempliamo questa mattina Maria sotto la croce, la madre del dolore, che accompagna suo figlio nel suo lungo cammino e accompagna ciascuno di noi nel cammino, perché come il primogenito
così anche i secondogeniti siano conformi al suo primogenito. Perché come ha accompagnato il suo figlio primogenito, così accompagni noi che siamo i figli di lei, in modo da percorrere la stessa strada ed essere immolati sulla stessa croce del figlio, perché questa è l'unica via per arrivare alla gloria e la via della vita. Fratelli e sorelle, Maria nella casa di Giovanni dovette raccontare a Giovanni tutto quello che essa passò per il suo figlio. E Giovanni rivide in ogni uomo la via del Calvario e la ditò a noi e ne parlò agli altri. È l'unica via che porta alla salvezza. Ecco Maria davanti a Simeone quando presenta il bambino. Simeone dice: la spada trafiggerà il tuo cuore. Perché questo bambino è rovina ed è resurrezione, perché si manifestano i segreti nascosti, occultati nei cuori degli uomini. Gli uomini possono occultare i propri pensieri, i propri desideri, i propri sentimenti nei cuori, ma Cristo scopre i desideri del cuore e davanti alla croce si manifestano tutti i cuori, quelli buoni e quelli cattivi. Maria accompagna suo figlio, lo accompagna nel cammino della vita, ma lo accompagna soprattutto negli ultimi giorni. Ecco Maria sotto il pretore di Pilato. Potete immaginare quale strazio nel cuore di Maria, nostra madre, quando vede la folla inferocita che crede crocifigge, crocifigge, quella folla che tante volte l'aveva acclamato, che pochi giorni prima l'aveva osannato, benedetto colui che entra nel Tempio del Signore, che viene nel nome del Signore. Quale strazio patì Maria quando lo vide posposto a Barabba, là nel pretorio. Pilato vuole fare una proposta e dice: lascerò uno libero, come consuetudine. Volete Cristo, re dei giudei, l'unto, o volete Barabba l'assassino? E il popolo inferocito e sobillato grida: vogliamo Barabba. Cristo crocifigilo. E Pilato lo abbandona nelle mani dei giudei, il Cristo, e lascia libero l'assassino, Barabba. Barabba è l'assassino, viene assolto, e il Cristo innocente viene condannato. E Maria piange, piange. E lo accompagna lungo la via del Calvario
è sorto sotto la croce. Non ci sono più i discepoli, sono fuggiti. Anche Pietro è fuggito. C'è solo Giovanni. Sente gli insulti della plebe. Ecco il figlio suo che compie il sacrificio redentivo dell'umanità tra gli insulti dell'umanità. È tutta l'umanità che lo insulta per questo atto di amore che egli compie, per la vita che egli dona là sulla croce. E Maria porta tutto il peso dentro il suo cuore lacerato da tutte le voci, e davanti a Maria si apre come il sipario di tutte le condanne a suo figlio. E Maria rivive quel dolore che Simeone le aveva annunciato, la spada trafigge il suo cuore. La spada trafiggerà il cuore di Cristo, da cui uscirà sangue e acqua, ma già prima di passare per il cuore di Cristo, passa per il cuore di Maria, che è là sotto la croce ad offrire il suo figlio. Noi vogliamo cogliere questo momento rileggendo questa pagina del Vangelo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Un po' più distante c'era Giovanni. Sono gli unici personaggi che condividono la passione del Signore, gli altri, o chi grida, o chi si ignazza, o chi fugge. Il dolore di Maria si ripete nei secoli. Maria accompagna i propri figli nel cammino obbligato dalla croce, perché si arriva alla luce mediante la croce. Secondo quel detto, ad lucem per crucem. E Maria accompagna i suoi figli e piange per i suoi figli traviati, perché appunto quei figli traviati debbono essere redenti dal sangue dell'unigenito, dal sangue di Gesù. Riviviamo per un momento il dolore di Maria e consoliamo Maria, nostra madre. Noi sogliamo consolare gli uomini, ma questa mattina vogliamo consolare Maria. Gesù a Margherita la Coque chiede consolazione, consolate il mio cuore, ma anche Maria chiede consolazione. Chi mi consolerà? Vogliamo consolare Maria, nostra madre, che soffre per il figlio Gesù, che soffre per i figli che camminano in questo mondo e ripercorrono la via del suo primogenito. Stiamo vicino a nostra madre, raccogliamo le lacrime di nostra madre, perché quelle lacrime sono purificazione per noi. O Maria, Madre nostra, questa mattina vogliamo sostare con te sotto la croce e vogliamo fare tua, nostra, la tua afflizione. Vogliamo condividere il tuo dolore e vogliamo offrire a te le nostre povere preghiere, perché tu li offri al tuo figlio, e il tuo figlio
offra la sua vita per tutti i mali del mondo, per tutti i peccati degli uomini. Quanti peccati oggi nel mondo e Maria soffre, quante lacerazioni nel suo mistico corpo e Maria soffre. Guardiamo la sofferenza della madre. Chi ti consolerà? Dice il profeta. Chi tergerà le tue lacrime? Dice il profeta. Non si trova in mezzo a te un consolatore. Ma noi vogliamo consolare Maria. Questa mattina, e vogliamo condividere il suo dolore, il dolore che essa manifesta a Siracusa quando piange, il dolore che essa manifesta in tante apparizioni quando lacrima e lacrima, lacrime di sangue. Vogliamo condividere il dolore di Maria, ma questa condivisione non sia sterile. Ascoltiamo allora la voce del profeta, Gioele, lacerate il cuore, piegate le ginocchia, uscite dalle vostre situazioni, implorate perdono per i peccati del popolo. Fratelli e sorelle, noi siamo qui, in questo Tempio che è sorto appunto come Tempio, come luogo di preghiera, per i peccati del popolo, per i peccati della città. Quanto sangue innocente è stato versato, quanta angheria, quanti soprusi, quanti peccati contro Dio e contro gli uomini. E in questo luogo penitenziale noi vogliamo implorare perdono, perdono per noi, per la nostra città, per tutti quelli che sono stati raggiunti dal dolore, per tutti quelli che sono stati raggiunti da Cristo Signore, che l'ha invitato come Cirenei a portare la propria croce fino a Calvario. Fratelli e sorelle, questa mattina noi siamo qui per implorare con Maria perdono dei peccati della città, dei peccati di questo popolo, dei peccati dei grandi, dei peccati dei piccoli. Vogliamo piangere con Maria, consolare Maria e stare con Maria, chiamare Maria in casa nostra, condividere il suo dolore. Oh Maria, Madre nostra, noi stiamo con te questa mattina, condividiamo il tuo dolore, ma ti promettiamo, Maria, di essere più buoni, di fare trionfare l'amore dentro il nostro cuore. Ti promettiamo, Maria, di essere più buoni con il tuo figlio Gesù, più buoni tra di noi. E tu, Maria, offri la nostra preghiera a tuo figlio, e come impetrati dal tuo figlio, perdono per i peccati di coloro che lo travigevano, implora perdono per coloro che trafiggono tuo figlio, negli uomini trafitti, negli uomini colpiti, negli uomini che portano la medesima croce di Cristo per la redenzione del mondo. Amen. Chi può non piangere dolore davanti alla madre che porta la morte del figlio per i peccati del popolo suo e le vede Gesù nei tormenti del duro supplizio? Per noi ella vede morire il dolce suo figlio solo nell'ultima ora. O madre sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime, fa che arda il mio cuore nell'amare Cristo Dio
per essergli gradito. Ti prego, Madre Santa, tieni impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscimi al tuo dolore per il figlio tuo divino che per me ha voluto patire. Con te lascia che pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, questo io desidero. O Vergine Santa tra le Vergini, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua croce, in ebriam del suo sangue. Nel suo ritorno glorioso, rimani, o madre, al mio fianco, salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora della mia, del mio passaggio, fa che per mezzo e per mano di Maria io giungo nella gloria. Quando la morte dissolve il mio corpo, apri, Signore, le porte del cielo, sciogliumi e accoglimi nel tuo regno di gloria. Signore, fa che queste parole della sequenza penetrino dentro il nostro cuore e che noi uniamo il nostro cuore al cuore di nostra madre, che il nostro cuore sia penetrato dal dolore del cuore di nostra madre, che i sentimenti di verginità, di purezza, di santità del cuore di nostra madre penetrino dentro di noi, che i sentimenti di amore, di profondo amore e di immolazione penetrino dentro di noi. O Maria, gradisci in questo momento il dolore che noi sentiamo per i nostri peccati. Gradisci in questo momento questa associazione che noi vogliamo fare al tuo dolore, al tuo pianto, e per tua intercessione sia data la remissione dei peccati a noi, a tutto il popolo e a tutta la città. Lode e gloria a te, o Signore. Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, si da sottomettere ai suoi desideri. Non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite nei vostri cuori voi stessi come vivi tornati dai morti, e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato infatti non domini più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Amen. Adesso presentiamo, per intercessione di Maria, a Gesù crocifisso, che sulla croce offre ancora se stesso al Padre, che rinnoverà su questo altare il suo sacrificio perché i cuori siano uniti. Ecco, offriamo queste preghiere al Signore, perché per intercessione di Maria il Signore ci ascolti, il Signore ci esaudisca. Padre del cielo, davanti a tuo figlio che muore in croce,
alla presenza di Maria nostra madre che sta accanto al figlio, ti offriamo le nostre preghiere, le nostre suppliche. O Signore, ti chiediamo il perdono dei nostri peccati, ti chiediamo il trionfo della tua grazia sull'odio, sul rancore, il trionfo nella vita, sulla morte. Ascoltaci, o Signore. O Signore, ti presentiamo tutte le suppliche delle madri che piangono. Quante madri piangono i propri figli, quante madri sono doloranti perché portano alla croce nelle proprie famiglie, chi per il figlio, chi per la figlia, chi per il marito. O Madre Santa, tu comprendi il dolore delle madri e voi madri qui presenti, offrite i vostri dolori per le mani di Maria a Dio, perché la consolazione del Signore scende su di voi. E tuo Dio grande, buono e misericordioso, tu consolatore degli afflitti, tergi le lacrime delle madri e guarisci le loro preghiere. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i poveri della terra, per quelli che hanno fame, per quelli che patiscono sotto gli oppressori. Ti preghiamo per tutti quelli che sono perseguitati e sono afflitti, per tutti quelli i quali gemono sotto il tallone di coloro che li calpestano. Per tutti gli oppressi, noi ti preghiamo. O Signore, ti offriamo i nostri cuori perché siano purificati dal sangue divino che scende dalle tue mani, che scende dai tuoi piedi. Sangue di Gesù, purificaci. O Signore, Padre del Cielo, ti offriamo il sangue del tuo Figlio, mescolato con le lacrime di Maria, per la remissione dei nostri peccati. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso, Signore, ascolta le preci di coloro che si rivolgono in questo momento a questa comunità. Te li offriamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché tu guarisci tante persone, perché tu raggiungi grazie di conversione, perché tu aggiusti tante situazioni, però tu leghi queste guarigioni fisiche, queste conversioni spirituali e queste soluzioni di difficoltà al dolore dei nostri peccati. Perché tu, fratello, sorella, non sai quale connessione c'è tra un cancro di una persona e il tuo peccato. Tu, fratello, sorella, non sai se un male che affligge una famiglia sia connesso con una tua trasgressione. È vero che Gesù ha patito per i peccati di tutti, però vuole la tua cooperazione a quello che manca alla sua passione redentrice, quello che manca ai patimenti di Cristo.
E in questo momento, fratelli e sorelle, il Signore ci chiede il dolore dei propri peccati e l'offerta personale dei nostri patimenti, perché il Signore largisca grazie di guarigione, di conversione e di soluzione di tante difficoltà ad alcune persone qui indicate. Ecco, davanti a Gesù presentiamo i nostri peccati che hanno una connessione misteriosa con la sofferenza degli altri e chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati e offriamo anche le nostre sofferenze per le guarigioni, le conversioni e le tutte di tante difficoltà in alcuni che appartengono a questa assemblea. È un momento di offerta che il Signore chiede in questo momento prima dell'offertorio e che voi continuerete a compiere durante l'offertorio. Signore, io ti offro i miei peccati col mio dolore e ti offro le mie afflizioni perché tu guarisca una persona alle costole, perché tu guarisca in questo momento una persona che soffre al cuore, perché tu dia la grazia della maternità ad una coppia che geme, perché tu voglia dare il dolore dei propri peccati a una persona, anzi a due persone che hanno bisogno di conversione, perché tu convinca due persone a non angariare il prossimo e a restituire quello che hanno tolto, perché tu sollevi una donna nella sua solitudine che soffre, perché tu consoli 10 persone che soffrono per i propri figli e le proprie figlie. Signore, tu vuoi concedere tutte queste grazie, ma vuoi che noi le chiediamo, offrendo il nostro dolore, offrendo le nostre sofferenze, ma soprattutto offrendo il peccato, perché si è distrutto da te con il sangue che esce dal tuo costato. Grazie Signore Gesù, perché tu stai concedendo tante e tante grazie, grazie di conversione, una liberazione, tre guarigioni fisiche, stai sciogliendo una situazione familiare grave. Grazie Signore, perché tu, per i meriti di tua madre, per le lacrime di tua madre e per la nostra collaborazione, nel dolore dei nostri peccati, sei misericordioso questa mattina e agisci grazie a questo popolo. Grazie Signore Gesù. Che fa soltanto foglie e non produce frutti, eppure nel mezzo del giardino e viene rigato. Come mai non fa frutti questo bel fico, ma soltanto foglie? Manca la conversione. Il contadino dice al padrone: padrone, non essere così precipitoso, non tagliare subito l'albero
per dare spazio ad altri alberi che possono fruttificare più di questo fico. Io avrò cura particolare per quest'anno, metterò concime, farò del mio meglio perché fruttifichi, se no, se vedrai che nonostante le cure che io avrò, quest'albero non fruttificherà, taglielo pure. Non sappiamo che cosa sia avvenuto di quell'albero, se cioè alla cura che ne ebbe il contadino quell'albero alla fine cominciò a fruttificare. Non sappiamo se nonostante le cure quell'albero rimase soltanto un albero di ombra, non da frutto. È chiaro che se rimase albero di fronda e non da frutto, la parola del padrone si dovette adempiere, fu reciso. Ma questo non lo sappiamo perché il Vangelo tace sull'avvenire, però incombe su di noi che siamo il fico, quello che dice il Signore, taglialo questo fico. E c'è il contadino che dice abbi pietà ancora per un anno, per un tempo, se no taglialo, e noi siamo in questo tempo. E allora non ci resta che fare fruttificare questo fico, perché produca i frutti. Questa immagine è sempre ricorrente nelle scritture. Noi siamo come alberi che dobbiamo dare frutti di penitenza, gridava Giovanni Battista, e gridava anche Gesù dopo Giovanni. La scure è alla radice dell'albero, l'albero che sarà trovato senza frutti di penitenza sarà deciso e buttato nel fuoco. Convertitevi e fate penitenza. E il Signore dà due segni storici. Due fatti di cronaca. Ecco, era precipitato una torre e ne aveva sepolto 18. Ed era successo un eccidio. Pilato aveva mescolato il sangue di alcuni insieme con i loro sacrifici per una sommossa, e gli dicono: maestro, che ne dici tu di questi due fatti di cronaca? E Gesù risponde: non crediate che quegli uomini erano meno colpevoli degli altri, non crediate che quelli che Pilato fece uccidere nella sommossa erano più colpevoli degli altri israeliti. Non crediate che quelli che caddero per disgrazia sotto la torre che rovinò, quando ne furono uccisi 18, quei 18 erano più colpevoli degli altri? No. Sono fatti di cronaca che sono segno per tutti. Quello che è avvenuto a loro avverrà a tutti voi, se non vi convertite. Al Signore prema la conversione, e i fatti che succedono sono ammonimento per noi. Nei piani di Dio capitano questi e quelli non perché sono più colpevoli,
ma perché Dio li prende come segni per noi. Signore, ci vuol dire che tutti siamo colpevoli davanti a Lui e che la rovina sarà per tutti. O saremo mescolati ai nostri sacrifici nel sangue e distrutti, o crolleremo sotto la torre che rovinerà su di noi, oppure saremo recisi come l'albero che non porta frutti. Cioè il Signore parla di eliminazione, di castigo, se noi non facciamo frutti di penitenza. Fratelli e sorelle, siccome la liturgia attua la nostra salvezza, e siccome oggi il Signore, in questo tempo liturgico, in questo giorno, si è messo davanti a questa liturgia, e attraverso questa liturgia, questa pagina del Vangelo che parla a noi e ci invita a far penitenza. Se non vi convertirete, tutti morirete. E il grido di Giovanni Battista, prima che venisse il Signore, che completa il grido dei profeti, convertitevi. Isaia, Geremia, Ezechiele e tutti gli altri profeti, convertitevi, convertitevi, altrimenti perirete. Giovanni Battista completa la serie dei profeti e per questo fu ammazzato. E Gesù continua a dire, convertitevi, convertitevi, altrimenti perirete. E la Madonna continua a dire le stesse cose ogni volta che comparisce. A Lourdes, a Fatima, Medjugorje, sempre lo stesso messaggio. E in tutte le apparizioni di questo secolo, che sono molte, la Madonna invita alla conversione, convertitevi, ascoltate la parola del Vangelo, per cui perennemente nella Chiesa risuona questa voce. Se noi faremo orecchi di mercanti, subiremo la sorte di quegli uomini uccisi da Pilato, subiremo la sorte di quelli uccisi sotto la torre, subiremo la sorte degli alberi tagliati, delle viti tagliate, dei tracci tagliati e seccati e buttati nel forno. Questa è la parola del Signore, e la parola del Signore si adempie. Lo dice il Signore stesso, un iota non cadrà, la parola del Signore si adempie sempre, perché è parola di verità. E allora questa mattina la liturgia stessa ci invita a rivedere le nostre situazioni e a convertirci. Con Dio non si scherza. Dio è longanime, l'abbiamo visto nel Vangelo, ci dà ancora spazio di penitenza. Però, se noi non mettiamo mano alla penitenza e alla conversione, scadrà il tempo e noi morremo. Nel nostro sangue morremo e saremo buttati nel fuoco. E parole di Dio, che non può ridire nessuna nostra considerazione sulla misericordia di Dio, sulla bontà di Dio, sono parole nostre, considerazioni nostre, ma la parola della verità è questa. E Dio non si smentisce mai, Gesù non inganna. E allora questo grido, convertitevi, deve risuonare questa mattina qui,
e deve trovare spazio nei nostri cuori. Che cosa significa convertirci? Innanzitutto essere coscienti che abbiamo bisogno di conversione. E ognuno deve pensare a sé, non deve pensare all'altro. Non deve essere l'altro a convertirsi, deve essere tu, uomo, tu donna, tu adulto, tu giovane, tu che ti credi a posto, tu che vieni sempre alle riunioni, tu che tante volte ti assenti, tutti, pari pari, dice Gesù, perirete. Perirete tutti, dice il Signore, se non fate frutti degni della vita eterna. Tutti abbiamo bisogno di conversione, ce lo dice oggi il Signore, tutti, tutti. Chi si esclude già è perduto. Ma che cosa significa conversione? Quando il Signore ci chiama alla conversione, dobbiamo innanzitutto uscire da una situazione. Questo è il primo moto verso colui che ci chiama. Voltarci verso colui che ci chiama. Voltarci, voltare la faccia verso colui che ci chiama e seguire colui che ci chiama, lasciare, lasciare, questo è il verbo, lasciare, lasciare Babilonia, lasciare Ninive, lasciare le reti sul lago, lasciare la nostra casa, come Abramo, lasciare la nostra terra, questo è convertirci, lasciare e seguire. Seguire colui che ci chiama. Quando Gesù chiamò i primi discepoli, questi lasciarono Giovanni, che pure era un santo, e seguire nel Signore. E Gesù si voltò e disse: che cercate? Cerchiamo te, venite e vedrete. Dunque la conversione significa voltarsi verso colui che ci chiama e andare dietro a colui che ci chiama, lasciare, voltarsi, lasciare, seguire. Dunque, ecco tre parole: voltarsi verso colui che ci chiama. Oggi se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire il vostro cuore. Dio ci chiama oggi, ci chiama sempre, ha sempre la bocca aperta perché egli è parola. Dice la Scrittura, tutto il giorno io ero con la bocca aperta e chiamavo, e non c'era alcuno che udisse. Siamo nascosti agli occhi di Dio. Tante volte siamo tra il fogliame del giardino, nascosti nella nostra umilità, e non vogliamo comparire. Tante volte siamo indaffarati nei nostri affari, o nelle reti, nei nostri lavori quotidiani. Alle volte siamo imbrigliati a Babilonia, nei nostri affari babilonesi, o nei viti, ma
se ascoltiamo la voce del Signore, che ci raggiunge dovunque, perché la voce del Signore raggiunge tutti sempre, perché la voce di Dio è potente. Bisogna lasciare. Abramo, lascia la tua terra e va. Vieni dove io ti indicherò. Ecco, lasciare e partire. Lasciare e partire. Partire, seguire chi? Seguire colui che ci chiama. Diceva Dio ad Abramo, vieni dove io ti indicherò. Diceva Gesù ai discepoli, venite e vedrete dove io vi indicherò, dove io abito. Soltanto così noi potremo avviarci nella via della salvezza, ascoltare, per cui voltarsi verso colui che ci chiama, cioè voltarsi dove avevamo le spalle, ivi dobbiamo avere la faccia, e dove avevamo la faccia, ivi porgere le spalle. E uscire da una situazione, voltarsi e uscire, mettersi in cammino verso colui che ci chiama, camminare, camminare, seguire colui che ci chiama. Questo significa innanzitutto conversione. Il resto verrà dopo. Fratelli e sorelle, questa mattina il Signore ci chiama. Voltiamoci a Lui che ci chiama. Ci chiama per nome. Voltiamoci e diamo a Lui non più le spalle, ma diamo il viso. Guardiamo a Lui. E lasciamo la nostra situazione, seguiamo Lui. Tre parole, tre verbi da coniugare: voltarsi, lasciare, seguire. Dove andremo? Staremo con Gesù. Perché Gesù ha un progetto di amore per noi, diventare tutti discepoli del Signore. Come si diventa discepoli del Signore? Stando con Lui, ascoltare Lui, vedere Lui. È così che noi impariamo a vivere, stando con Lui, vedendo Lui, ascoltando Lui. Impariamo e diventiamo discepoli Suoi, figli del Regno. Il Signore che qui predica, è il Signore che parla. Ascoltiamo la sua voce, egli ci insegna la via della verità, la via dell'amore, perché egli è verità e amore, ci insegna la via della vita. Se vogliamo vivere, dobbiamo ascoltare colui che il Padre ha mandato per la nostra salvezza, e vedere Lui, guardare Lui, i nostri occhi fissi su di Lui, perché Egli è norma di vita per noi. Non è tanto interessante vedere Lui e discorrere su di Lui
e sapere tutte le cose di Lui quanto guardare Lui, norma della nostra vita. Come ho fatto io, fate anche voi. Gesù è la norma della nostra vita, perché noi siamo stati fatti all'immagine del Verbo di Dio, all'immagine di Lui. E Lui è venuto qui su questa terra per essere norma di vita per noi. Come ho fatto io, fate anche voi. Pertanto ascoltare la sua voce, vedere il suo volto, osservare, guardare, confrontarsi con Lui e imparare da Lui come pensare, come sentire, come fare. Questo significa diventare discepoli del Signore, imparare come pensare, pensare come Lui, sentire come Lui, fare come Lui. Questo è il discepolo del Signore. E allora la voce del Signore questa mattina è questa: convertitevi, convertitevi. Il che significa voltarsi, lasciare, seguire, stare con il Signore, ascoltarlo, imparare da Lui, normare la nostra vita su di Lui per essere Suoi. Oh Signore, questa mattina Tu ci chiami per questa strada, ci chiami a convertirci e a diventare Tuoi. Non ci illudiamo, fratelli e sorelle, non per il fatto che siamo qui, siamo dei convertiti, non per il fatto che siamo qui ad ascoltare, siamo dei discepoli del Signore. Potrebbe darsi che ancora siamo a Ninive e siamo a Babilonia, siamo ancora sulla riva del mare a pescare, siamo nelle nostre case a dimorare, se non abbiamo lasciato, se non lasciamo, se non ci voltiamo verso di Lui e lo seguiamo, se non camminiamo verso di Lui che cammina, se ci siamo fermati, noi ancora non ci siamo convertiti. E non ci illudiamo di essere Suoi, Suoi discepoli, se noi non ascoltiamo giorno per giorno la Sua parola, se noi non dormiamo la nostra vita sulla Sua, se noi non impariamo di giorno quello che Egli fa a ripeterlo dentro di noi, ad essere come Lui è, perché Egli è la vita per noi. Noi siamo fatti ad immagine e somiglianza di Lui, e come Lui dobbiamo essere anche noi, perché il Padre ci riconosca per i suoi figli. Ognuno di noi esamini se stesso, faccia l'esame di coscienza, perché come vi ho detto, può anche darsi che siamo rimasti, abbiamo ascoltato sì uno che parla, ma non lo abbiamo seguito, siamo rimasti là dove eravamo, perché eravamo legati o non ci sentivamo di uscire e di seguirlo. Può darsi che siamo usciti con Lui, ci siamo adagiati con Lui, siamo stati con Lui, ma le nostre orecchie sono rimaste chiuse, i nostri occhi sono rimasti chiusi. Quando il Signore chiamò i Suoi, cominciò a fare miracoli,
apriva le orecchie e apriva gli occhi, perché i sordi udissero e i ciechi vedessero. Erano segni ai suoi discepoli, perché aprissero le orecchie e aprissero gli occhi, aprissero le orecchie nella sua parola e aprissero gli occhi a guardare lui, norma di vita. Può darsi che noi abbiamo gli occhi ancora chiusi, invochiamo il miracolo di Dio. Può darsi che noi abbiamo le orecchie ottuse, chiediamo al Signore che apra le nostre orecchie, sordi udite, ciechi vedete. Chi è sordo se non il mio servo? Chi è cieco se non il mio servo? Può darsi che noi siamo qui, servi del Signore, abbiamo ascoltato la sua voce, l'abbiamo seguito, ma adesso le nostre orecchie sono ottuse, i nostri occhi sono ciechi, il nostro cuore è duro, e pur stando qui davanti al Signore non ascoltiamo la sua parola, non penetra la sua parola dentro di noi, non vediamo il suo volto raggiante, non impariamo da lui e siamo come muti perché non gridiamo a lui. La nostra vita non grida a lui, non parla a lui la nostra lingua, la nostra vita. Chiediamo allora al Signore di aprire le orecchie, di aprire gli occhi, perché noi possiamo ricevere lui, e di aprire la bocca, l'espetà, perché possiamo parlare lui, perché la nostra vita parli di lui. Allora siamo discepoli, allora veramente è lui che vive in noi e siamo nella via della salvezza. Amen. Sordi ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere. Sono parole del Signore, quelle che mi ha detto il Signore. Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo e vedete. Ma dove sono i sordi? Dove sono i ciechi? Chi è il cieco? Se non il mio servo, che qui. Chi è il sordo? Se non colui al quale ho mandato degli araldi e non mi ha ascoltato. Chi è cieco? Il mio privilegiato, i miei privilegiati. Chi è sordo? Questi miei servi, i servi del Signore. E allora questa parola va per noi, i ciechi e i sordi siamo noi, cominciando da me. Chiediamo al Signore che venga questa mattina e apri le orecchie ai sordi, apra gli occhi ai ciechi, perché se non vengono aperti le orecchie e gli occhi, non possiamo vedere il Signore, non possiamo ascoltare il Signore e non possiamo parlare di Lui e parlare Lui. Hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione, quante cose hai visto? Quante cose hai visto e non ci hai fatto attenzione? Quanti miracoli, quanti segni, quante parole, quanti avvenimenti, ma tu non ci hai fatto attenzione, come se nulla fosse. Ah, se il Ninive
e in Tiro e in Sodoma fossero avvenuti quei fatti che sono venuti in mezzo a voi, a quest'ora avrebbero fatto penitenza. Sarete trattati peggio di Sodoma e Gomorra se non fate penitenza. Hai aperto gli orecchi, ma non hai sentito. Eppure questo è un popolo. È il mio popolo saccheggiato e spogliato. Chi vi ha saccheggiato? Chi vi ha spogliato? Sono tutti presi con il laccio nelle caverne. Sono rinchiusi in prigioni. È un popolo prigioniero. Furono saccheggiati e nessuno li liberava. Furono spogliati e nessuno riceve restituisce. Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio e Israele ai predoni? Non è stato forse il Signore contro cui peccarono? Per le cui vie non vollero camminare, la cui legge non osservarono, egli perciò ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza. L'ira divina avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, e lo ha bruciato senza che vi facesse attenzione. Siamo bruciacchiati, siamo spogliati, siamo avvolti di fiamme, non ce ne accorgiamo. Eppure il Signore in mezzo a noi che ci chiama. Ora così dice il Signore che ti ha creato, che ti ha plasmato, non temere, perché io ti rispatto, io ti chiamo per nome, tu mi appartieni. Ecco, è un respiro che noi diamo, però prima del respiro di gioia, che è il respiro di speranza, dobbiamo accorgerci dello stato in cui ci troviamo, e dobbiamo alzarci e andare verso il Signore che ci salva. E c'è un'altra parola che è venuta alla parola. Figlio, hai peccato, non farlo più. E prega per le colpe passate. Perché per le colpe passate? Se tu ti penti, la colpa è rimessa, ma la pena no. La pena devi scontarla con la vita buona, con le opere buone. E sono nascondi qui, c'è purgatorio. La pena va sempre scontata, la colpa è rimessa. E poi dice il Signore, pregate, pregate, la preghiera del povero va dalla sua bocca agli orecchi di Dio, e il giudizio di Dio verrà a suo favore. E lasciatevi rimproverare, dice il Signore, lasciatevi rimproverare, perché chi odia il rimprovero va per la via dei peccatori. Chi non vuole rimproverare, rimproverarsi o lasciarsi rimproverare, seguirà la via degli empi. Ma chi teme il Signore si converterà di cuore e sarà salvo.
sono parole che il Signore ci dà, parole scolpite dal dito di Dio, che deve penetrare come fuoco e incidersi nei nostri cuori, perché la parola di Dio giunge per la nostra salvezza. Amen. Dio ci dice ancora, guardatevi di non rifiutare colui che parla, perché coloro che si sono rifiutati trovarono morte, colui che invece si lasciarono convincere trovarono la vita. La sua voce infatti un giorno scosse la terra, la parola ancora una volta da indicare che le cose che possono essere scosse non sono destinate a passare in quanto cose create, perché rimangono quelle che sono incrollabili, e la parola incrollabile è la parola di Dio. Grida, grida, che cosa debbo gridare, Signore? Grida che la carne è seno, e come fiore che nasce al mattino, avvicisce la sera, perché il vento del mezzogiorno fa sua. La carne è seno, avvicisce, ma la parola di Dio rimane in eterno. La parola di Dio questa rimane in eterno, e non ritorna al Padre da cui procede, se non ha prodotto l'effetto per cui è stata chiamata ed è stata data. Amen. Noi traduciamo adesso la preghiera dei fedeli. Imploriamo misericordia per noi. Imploriamo dalla misericordia di Dio la guarigione nostra spirituale, dalle nostre cecità, dalle nostre sordità, dalle nostre durezze. E chiediamo anche al Signore la guarigione per i nostri fratelli, le nostre sorelle, la guarigione dello spirito, la guarigione della sfera fisica e psichica. Ne abbiamo tanto bisogno, ma questa guarigione è conseguente alla guarigione dello spirito.